Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Droom, ovvero l'episodio 4. Nell'ultimo episodio ci siamo fermati vicino a questa, non so come chiamarla, credo sia un'altra cassa. Oh mio Dio, che cazzo sono ste voci? Tralasciando le voci sexy dei mostri in questo gioco, o mostri o quelli che siano, perché sono molto preoccupanti queste cose. Come abbiamo detto, nell'ultimo episodio abbiamo risolto, cioè abbiamo completato solo questo pezzetto. Poi avevamo dato un'occhiata intorno a questa cassa per scoprire qualcosa. Ora ci siamo fermati, cioè no, ci siamo, sì, ci siamo fermati vicino a questo oggetto che abbiamo trovato grazie a quel piccolo enigma. E abbiamo trovato una lettera e questa cassa. Ora noi leggiamo per prima cosa la lettera. 15 luglio. La mia ricerca sull'elemento nullo prosegue spedita. Data la natura della sua origine, sono sempre più convinto che sia in qualche modo legato alla mia anima. Che cazzo è sto rumore? Mi sta... Ste voci di merda. Si è aperto uno sportello. Si è aperto uno sportello. Non mi interessa, mi è rotto il cazzo. Anche le voci. Le sue proprietà diventano chiare. Si nutre di un'enorme energia nascosta da qualche parte. Ho creato un dispositivo con il quale posso incantarla e concentrarla, ma ho paura di sperimentare oltre. Non la comprendo a sufficienza per controllarla. Questa cosa mi sta facendo cagare sotto. Minchia, basta. Non voglio morire a questa età di cuore, di problemi di cuore. Non voglio morire così. Allora, noi abbiamo trovato questa cassa. Cioè, questa cassetta, uno scrigno, non so cosa sia. Comunque cerchiamo di aprirla. Che cazzo è? Ah, è una strada. Ah, quindi dobbiamo creare la strada per far passare sto meccanismo, credo. Allora, risolviamo. Non credo che sia così. È strano. Forse ho capito. Ah, ecco, madonna, che genio. Che genio. Ma si può fare così? No, non si può fare, peccato, peccato. Passiamo di qua. Non so, mi sa che mi porta in una buona strada. Spero non di aver fatto la stessa cosa, ma va bene. Ho fatto una cagata, ok. Madonna, mo perderemo 50 anni della nostra vita solo vicino a questo enigma. Allora, passiamo di qua. Forse dobbiamo passare... Cioè, vediamo quale parte questa dovrebbe... Sì, ok, forse abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto. Bene, perfetto. Non è stato chissà quanto difficile, ma vabbè. C'è una chiave all'interno. Una chiave ordinaria. Dove cazzo può andare una chiave ordinaria? Allora, come dicevo, ragazzi, in questo episodio spero... Come ho detto nello scorso, spero di farlo tutto in questo qui, senza fare altri due episodi solo su questo oggetto, spero. Perché credo che questo gioco sia abbastanza lungo, quindi non è che voglio... Diciamo, non voglio fare una serie con 50.000 episodi, ma almeno sui 12-13. Però, boh, mo vedremo. Cioè, dipende da quanto tempo io a disposizione... Cioè, non è questo il problema. Più che altro il problema è che io devo fare le cose più veloci. Però ora dobbiamo vedere dove cacchio va questa cazzo di chiave. Devo finirla con queste parolacce. Allora, mettiamo questa chiave qui dentro. Ok, abbiamo scoperto qualcosa di nuovo probabilmente. Ora dobbiamo... Ah, ok. Ah, sì. 1, 2, 3, 4... No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora dobbiamo andare giù.
Wow, sono un genio. Madonna! Sto facendo tutto in una botta. Aspetta. Sono sicuro che poi dobbiamo andare di qua. Cazzo. Ti muovi? Dobbiamo andare di qua? Vaffanculo. Ok, abbiamo fatto. Molto facile anche questa enigma. Che cazzo è? È un cornice. È una cornice per un pezzo di carta con una lente. The fuck? Non si può mettere l'occhio? Un piccolo perno quadrato. Forse serve a qualcosa. Per forza deve servire a qualcosa. Aspetta, forse è qui sopra. No, no, ho sbagliato. Dove cazzo va sto coso? Un piccolo per... No, come si chiama? Cioè, prima cosa vediamo che cos'è. Senti, devi smetterla con queste cacchio di voci. Cosa ha detto? Aspetta. Cioè, non ho capito cosa ha detto. Fammi provare. Ah, giusto, dovevo metterlo. Vabbè, comunque non va qua. A qualcosa servirà questo oggetto. Però non so dove per adesso. Ci servirà qualcosa, forse qua vicino stesso. Un po' improbabile come cosa, sì, infatti. Aspetta, qui c'è una cosa simile. Non è che devi andare qui. L'ho preso, metti. Su quel piolo quadrato c'è un motivo. Chissà se si abbina a qualcosa qui vicino. Sì, qui. Forse devo aggiustare la posizione. No, ma non credo che si debba aggiustare la posizione. Cioè, proviamo, mettiamo così. No, non ha senso. Ho fatto qualcosa. Che cazzo serve quello? Qui mi dice che dovrebbe andare qui. Però su quel piolo quadrato c'è un motivo. Chissà se... Intende questo, giusto? No, intende questo forse. Non ho capito. Ora perderemo 50 anni solo qui vicino, perché io non ho capito come si faccia. Ah, allora, dobbiamo risolvere in qualche modo questa enigma. Cioè, per forza qui deve andare qualcosa. Alza questo. Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Ok. Sto perdendo tempo. Allora, comunque qui non ho capito un tubo cosa fare. Non lo so. Forse qualcosa con questo. Troviamo qualcosa. Oh, già abbiamo visto l'altra volta, però mi dice che deve andare qui, però non ho capito come. Perché non me lo fa andare? Il pannello a forma di Q appare diverso visto con l'oculare. Ah, ecco come si doveva fare. Cioè, questo si doveva fare? Io stavo perdendo una vita. Ah, ecco. Ora, non avevo capito, forse. Mi sbaglio ancora. Forse di qua. Non ci ho capito un cazzo. Cazzo serve sta cosa? Credo ci sia qualcosa dietro le targhe al centro della Q. Come posso spostarle? Ah, ecco.
Sì, ok, l'ho spostato, vai. Forse questa dovevo fare? Ah, ok. Forse ho capito. Sì, infatti, così si doveva fare probabilmente. Ho perso solo 6-7 minuti per fare questo, ma va bene. Allora, ora si è aperto questo coso qui e ci sono delle lettere. Ne è qualcosa con questo? Rev, ze, se... No, non credo, perché non ci sono numeri, probabilmente. Comunque ci sono delle lettere. Ok, si è aperto questo, ma io dove le prendo le lettere? Ok, lasciamo stare qui. Abbiamo aperto qualcosa che non ci interessava nemmeno. Credo. E qui... Aspetta, forse... No, no, non credo. Non lo so, può essere pure con questo che funzioni. Probabilmente no. Infatti, non serve questo. Ah, dobbiamo... Che cazzo ho fatto? Devo accendere tutte. Ok, non devo premere quello, credo. No. Che cazzo è? Non lo so. Lasciamo stare. Ah, ci sono parecchie cose qui da controllare che forse nello scorso episodio non abbiamo controllato bene, probabilmente. Dentro la cassaforta. La cassaforta però. La cassaforta. Rileggiamo. Dentro la cassaforte c'era una cornice. Cosa posso metterci dentro? Dentro la cassaforte. C'era una cornice. Forse questa foto. Non ci ho pensato, non ci ho pensato. E infatti. Così non si vede niente, sicuro dobbiamo accendere prima questo. Che cazzo succede? Sigil. Ah, ragazzi, bene, abbiamo scoperto una cosa molto figa. Ah, è stato figo questa cosa, anche se mi ha dato una brutta sensazione che usciva qualcosa che mi faceva morire di paura, ma in modo tremendo. Comunque ragazzi, mentre inserisco questa parola, ci fermiamo qui con questo episodio. Per il momento so che non abbiamo fatto chissà tante cose, cioè non abbiamo fatto tante cose ovviamente, però, cioè, purtroppo io credevo che ce la facessi a finire questo episodio, finendo, cioè completando questa cassa, ma a quanto pare non è così. Comunque ci siamo fermati qui, abbiamo trovato un cristallo blu che emana una strana luce. Nel prossimo episodio leggeremo quest'altra lettera e ci vediamo nel prossimo episodio e speriamo di completare questa cassa.